iniziamo a parlare un attimino dell'argomento che avevamo deciso di discutere oggi, e cioè la preparazione all'8 marzo. Alla prima manifestazione, che era l'8 marzo, mi ricordo che sono andata in corteo un po' titubante perché non conoscevo nessuno. C'era un giovane, molto giovane. Ho visto al balcone delle signore anziane che mandavano messaggi di solidarietà. Nadia, posso farti uno zoom alla faccia? Uno zoom alla faccia? Con il baffo di tutto vero. Quindi è un problema di principio per te, anche se nella pratica poi alla fine sì, nella sei pratica, separatista. Sì. Mi senti? Non lo so, cioè dovrebbe andare. Ci vuoi dire com'è questa pasta? Ma è molto buona. Mi hanno detto che era specifica per me, proprio fatta per me, quindi per me. La libertà femminile. Le relazioni tra donne come fondamento della lettura della realtà. Cioè, in televisione ogni giorno ci fomentano contro il nemico, che sia cinese, che ci sia russo, che sia iraniano, eccetera. Ci fomentano perché ci sarà uno scontro, vogliono uno scontro totale. Col favore delle tenebre anche Kristen. No, guarda, ti farei vedere la domanda di riserva. È ironico. Allora, io da quando ho chiesto di intervenire adesso ho cambiato 20 volte l'idea di quello che avrei detto, ovviamente. Apocalisse. Porre l'accento su, secondo me, una domanda, un'analisi che noi non facciamo e che nemmeno, diciamo, nel cosiddetto transfemminismo viene fatta, e questo è proprio il problema. Dell'agire in positivo. L'importanza, che è stata anche qui sottolineata, del fare chiarezza sulle parole. Questo incontro in autunno, chiaramente dobbiamo fare un testo scritto bene, no? Dove noi diciamo che cos'è questo nostro progetto. Evento di oggi memorabile, mi ha già rimproverato due volte. Ma io sono abituata a essere rimproverata. Sono abituata a essere rimproverata da una madre simbolica. Sì, insomma, da adesso c'è tutto il lavoro che dobbiamo fare. Per cui a presto.